con Franco Lucci, presidente dell'associazione Fermo Bike, che circa 3 anni fa, quando c'era come assessore ai lavori pubblici in comune di Fermo Luigi Montanini, ha depositato una richiesta di fattibilità per fare esattamente che cosa? Un percorso ciclopedonabile da Lido di Fermo sino ad arrivare in Amandola, sfruttando dove è possibile i percorsi della vecchia ferrovia, andare a sfruttare dove ancora ci sono dei tratti di strada della vecchia ferrovia e adibirli poi a un discorso di ciclo pedonabile, perciò adatto sia ad andare a piedi, sia ad andare in bicicletta, sia ad andare in mountain bike, sia ad andare a cavallo, cioè tutte queste, questa strada che rimarrebbe poi solo ed esclusivo, senza possibilità di nessun mezzo a motore farla transitare, penso che sia, magari sarebbe una cosa eccetera. Quanti chilometri? Ma giro più di 40 chilometri, in linea d'aria sono più 40 chilometri, sicuramente poi a livello stradale hanno forse qualcosa di più, si potrebbe poi sfruttare per tante manifestazioni, da una maratona a piedi, da un cronometro in bici, tutto quello che riguarda il discorso bambini, perché noi non pensiamo che c'è i bambini che riescono a fare mobilità, che andare in bici, oggi è un pericolo costante, cioè se non gli dai degli spazi adeguati, privi di ogni pericolo, la bici è diventata quasi impossibile andare, ma anche gli stessi amatori che vogliono poi cimentarsi su un percorso, immagina che poi da qui andare in Amandola e tornare sono quasi 90 km e passa, perciò sarebbe bellissimo. Per farlo servono due cose: collaborazione da parte dei comuni e fondi. I fondi, secondo me, sfruttando poi anche l'esempio di altre realtà, parliamo dell'ultima cosa che si sono inventati alla Spezia, dove la cronometro individuale, no, a squadra addirittura, del Giro d'Italia, l'apertura del Giro d'Italia era su una vecchia ferrovia, su una pista ciclovia realizzata su una vecchia ferrovia, e questo hanno preso completamente i fondi della Comunità Europea. Non capisco perché nelle nostre zone questa realtà non possa essere cavalcata, non possa essere diciamo perlomeno presa in visione, presentando un progetto di fattibilità, quindi sinergia, presentare un progetto per i fondi europei, presentare un progetto europeo, fondi, e le grosse volontà sono le amministrazioni, la provincia. E chi più di capofila, noi come fermani, dobbiamo essere noi il motore trainante di tutto questo. Su che cosa puntate per convincere proprio queste istituzioni, visto anche il momento economico non molto felice per le amministrazioni locali? Allora, il discorso è questo: se riusciamo a capire che una realtà di questa porta turismo, porta benessere, porta valorizzazione dei paesini all'interno che stanno comunque soffrendo, perché le realtà sono queste, cioè c'è lo spopolamento, allora noi dobbiamo sfruttare il turismo, dobbiamo sfruttare tutto quello che è l'ambiente, tutto quello che è lo sport, tutto quello che è la natura, e questo è un veicolo che secondo me è indispensabile. Quindi parliamo di un ritorno economico anche una volta realizzata questa. Immaginiamo solo i benefici e il turismo che può portare un discorso di questo. Ci sono degli esempi in Italia da prendere, da cui prendere spunto? Ma guarda, lungo il Po già ci sono tante piste ciclabili, addirittura una lì a Ferrara, una zona di Ferrara, c'è 100 passa chilometri. Tutta la zona del Trentino, tutta la zona di Cosa, ci sono delle piste che sono lunghe anche 400 km. E questa, noi stiamo indietro, stiamo molto indietro, già sono partiti questi, ma da un bel pezzo. Noi abbiamo una zona dove a 50 km abbiamo già la montagna, altre realtà non ce l'hanno, o hanno solo la montagna ed è molto dura, mentre noi abbiamo la possibilità di avere pianura, collina e montagna, tutto raccolto in 50 km. Infatti volevo chiederti quali sarebbero i punti di forza di questo progetto, perché parlando di fondi europei serve un progetto forte. Allora, la realtà è questa: lo sviluppo del territorio, la valorizzazione di tutto quello che è all'interno del nostro territorio, perciò parliamo di paesi appunto dove economicamente purtroppo soffrono, però hanno delle eccellenze e soprattutto enogastronomiche eccezionali, paesaggi, hanno ancora la natura.
in più tutto quello che si rivolge ai giovani, perché comunque questo è un progetto che si rivolge ai giovani, si rivolge a un discorso di mobilità sostenibile, si rivolge a un discorso della bici, perciò l'inquinamento e tutto quello che comporta. Qualcuno comincia a interessarsi, qualcuno comincia a chiamarci, ci ascolta, ma vorremmo coinvolgere anche un discorso universitario, perciò un progetto generale di tutto quello che è la fattibilità di questo progetto. In che modo si coinvolge l'università? L'università si coinvolge con le idee, con i progetti, e chi meglio di loro? Meglio dei giovani studenti. Giovani studenti, chi meglio di loro?